Ciao Nivio, ben trovato su All Music Italia, come stai? Il Tutto bene, grazie per avermi invitato qui da voi. 2024 inizia con una news importante, è uscito il tuo nuovo singolo, Non è abbastanza, il 5 gennaio è uscito dappertutto. Esatto, Quali sono i esatto. primi feedback, le emozioni a caldo per questa uscita? Ah, sono emozionatissimo innanzitutto e in più ho ricevuto un sacco di commenti positivi in cui le persone che hanno ascoltato questa canzone mi hanno detto che hanno apprezzato diciamo l'evoluzione che c'è stata nella mia musica, sia a livello di sound che a livello di testo e magari anche della sincerità che ci ho messo. Perché diciamo che per arrivare a scrivere questa canzone c'è stato un processo piuttosto lungo nel quale mi sono aperto completamente alla musica come se fosse la mia migliore amica e non è stato per niente facile. Quindi sono contento del punto in cui sono arrivato. E sono anche contento del fatto che stia piacendo. Adesso hai detto una cosa a cui mi aggancio. Tu hai dichiarato a proposito di questa canzone: ho imparato a nascondermi meno tra le parole. Esatto. Quanto è difficile oggi raccontarsi in una canzone sapendo che poi quella storia, che è la tua, sarà ascoltata da tantissime persone? Da una parte è molto, molto difficile aprirsi così tanto, anche perché sono una persona che non riesce a farlo neanche con gli amici piuttosto che con i parenti, lasciamo stare proprio. Dall'altra invece penso che sia una liberazione. Diciamo che un cantautore ha quest'arma in più per liberarsi, può parlarne alla musica se non riesce a farlo con altre persone e diciamo può attraverso la musica raccontarlo a tutte le persone a cui vorrebbe ma non ci riesce. E in più penso anche che è umano raccontare i propri sbagli, è umano sbagliare, non dovremmo vergognarcene e questo è stato uno step piuttosto fondamentale da affrontare per riuscire a scrivere questo testo. Quindi sì. E rispetto a Scarabocchi, oggi Marco che persona è? Come ti descriveresti? Beh, rispetto a Scarabocchi ne è passata ormai sono 3 anni, io ho scritto quella canzone 3 anni fa e ne sono successe tante, tantissime, però è tutto completamente cambiato, secondo me, per quanto io sia rimasto un ragazzino solare, magari, però non sono più solo quello. Prima tendevo a farmi vedere soltanto come ragazzo sempre sorridente, spensierato, anche se non era così, però mostravo solo quello. E adesso ho capito di volermi far vedere nella mia interezza e far vedere anche i miei chiaroscuro, i momenti di debolezza o di confusione o di tristezza semplicemente e aprirmi così al mio pubblico e al pubblico al 100%, ecco. Scarabocchi, la tua cameretta, da lì ad amici, da amici a non è abbastanza, un'evoluzione, però in realtà per questo singolo sei un po' tornato in quella cameretta, da come si evince un po' dal video. Decisamente sì, soprattutto dal video, brava. E per il video infatti ho deciso di chiudermi in casa e farlo il più puro e genuino possibile, senza effetti speciali o montaggi particolari, perché volevo mettere in primo piano il testo e il fatto che le emozioni, diciamo, che ho provato nello scriverlo. E l'obiettivo era quello, quindi mi sono messo a casa mia, nella mia nuova casa, quindi non più nella cameretta di Scarabocchi, ma ora possiamo dire nella casa di Non è abbastanza, speriamo. E ho fatto vedere nel modo più puro l'emozione che ho provato e che provo nel cantarlo, in realtà. Era il mio obiettivo, spero di esserci riuscito. E per questa ripartenza parti, scusando un po' il gioco di parole, con una richiesta. Tu dici: io vorrei che tu riuscissi a prendere coraggio e poi lasciarmi andare. Quindi questo Certo. concetto di dare libertà all'altro, che non è poi così semplice, ma forse anche di non tenere troppo le emozioni, le cose, di imparare anche un po', no? A dare spazio. Beh, chiaro, queste comunque sono anche frasi che ho fatto in primis io difficoltà a digerire. Le ho scritte senza rendermene conto, possiamo dire. Sono frasi piuttosto pesanti. E le ho scritte perché ne avevo il bisogno, probabilmente, senza neanche rendermene conto,
ma il significato mi ha colpito dopo. Diciamo, è stato uno schiaffo in ritardo dato da me stesso. E nella vita di Marco oggi cosa non è abbastanza? Bella domanda, ma in realtà sono piuttosto soddisfatto e sto riuscendo a portare avanti lo studio, il lavoro, a riuscire a lavorare su me stesso, sulla mia empatia, il mio carattere, e penso che sia fondamentale per il lavoro che voglio fare, anche perché se no farei sempre le solite canzoni. In realtà vorrei portare la mia crescita personale nella mia musica. E spero che questo in realtà si stia già iniziando a vedere, perché io lo sento, ma spero che si senta anche dal punto di vista del pubblico. E nelle canzoni molto spesso ci si trova a criticare la società, il mondo in cui viviamo, questi tempi difficili. Se ti guardi un po' intorno, cosa non è abbastanza in questo mondo e invece cosa è in eccesso quasi? Allora, da qualche mese mi sono reso conto, e mi ci metto in mezzo io, ovviamente in questo concetto, che l'empatia delle persone, l'umanità proprio, si sta completamente sgretolando, e quindi è in eccesso l'egoismo, e ripeto e sottolineo che comunque mi ci metto in mezzo, non è un insulto agli altri, ma è un guardiamoci. Cioè, apriamo gli occhi e proviamo a cambiare a partire dalle piccole cose, ecco, perché ci stiamo disumanizzando, ecco. E dalla cameretta d'oggi di cose ne sono successe, l'opening con Alfa, poi quello con la Michelin, la Nazionale Cantanti, il premio Lunezia Generazione Z, il 31 eri a Pontedera per il Capodanno, ma non basta perché sei andato anche a cantare per i bimbi ricoverati in ospedale. Ecco, un ricordo, un'istantanea di questo 2023 così ricco. Io, se dovessi racchiudere il 2023 in una parola, è comunque soddisfazioni. Ma a 360 gradi, perché appunto mi sono tolto le soddisfazioni migliorando nella musica, rilasciandone nuova e suonando in giro, incontrando i miei fan più stretti, vederli emozionati mentre canto è uno dei sentimenti più forti che ho provato in questo anno, e quindi sono soddisfatto. La prima primazione a Lunezia per me ha un significato enorme, e i primi incontri con magari delle persone che ho stimato anche quando ero piccolino, come la Michelin, sono soddisfatto e voglio continuare ad esserlo, quindi non voglio sicuramente fermarmi. E invece tornando a parlare di musica, questo singolo cosa anticipa? Questo singolo è diciamo, il primo passo di un nuovo progetto. E penso si sia sentito comunque la differenza tra il me appunto di Scarabocchi e il me di Non è abbastanza. Voglio semplicemente continuare in questa strada che mi sto costruendo e che sto costruendo con le persone che ho a fianco. Sono anche molto soddisfatto e contento di quello che sto facendo. E credo che si veda, io sento che si percepisce questa cosa e voglio continuare a far sì che si percepisca la mia dedizione e l'amore che ho per questo lavoro, per la musica. E quando si chiude un anno, insomma, si fanno i propositi per il nuovo anno. Tu con questo anno hai un po' anche chiuso l'adolescenza 2.0, così avevi detto quando era uscito il Ma precedente lavoro, ecco. diciamo che l'adolescenza 2.0 io vorrei non finisse mai. Perché il distacco tra l'adolescenza a livello di età e di pensiero e di essere acerbi, no? Come persone, per me invece l'adolescenza 2.0 rappresenta più il essere adulti, conservando quella parte di genuinità, di purezza di un bambino. Quindi non voglio distaccarmi dall'adolescenza 2.0 per quanto io voglia continuare a maturare. Però non sono due cose che possono tranquillamente andare a pari passo e voglio, che sia così. Grazie Allora, con questo proposito noi ci lasciamo, grazie per il tuo tempo e in bocca al lupo. tantissimo a voi. Ciao.